Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, 8 settembre 1905. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: Figlia mia, la vera carità è quando, facendo il bene al prossimo, lo si fa perché è mia immagine. Tutta la carità che esce da questo ambiente non si può dire carità. Se l'anima vuole il merito della carità, non deve mai uscire da questo ambiente di riguardare in tutto la mia immagine. È tanto vero che sta in questo la carità, che la stessa carità mia non esce mai da questo ambiente. Tanto amo la creatura perché immagine mia, e se col peccato deformo questa immagine mia, non mi sento più d'amarla, anzi l'aborrisco. E tanto conservo le piante e gli animali perché servono alle mie immagini, e la creatura deve modificare tutta se stessa sull'esempio del suo creatore. 17 settembre 1905, capitolo 133. Essendo stata molto sofferente per la privazione del mio dolcissimo Gesù, questa mattina, giorno dei dolori di Maria Santissima, dopo aver in qualche modo stentato, è venuto e mi ha detto: Figlia mia, che vuoi che tanto mi brami? Ed io: Signore, quello che tenete per voi, quello bramò per me. E lui: Figlia mia, per me tengo spine, chiodi e croce. Ed io: Ebbene,
quello voglio per me. E mi ha dato la sua corona di spine e mi partecipava ai dolori della croce. E dopo ha soggiunto: tutti possono partecipare ai meriti e ai beni che fruttificavano i dolori in mia madre. Chi anticipatamente si mette nelle mani della provvidenza, offrendosi a patire qualunque sorta di pene, miserie, malattie, calunnie, tutto ciò che il Signore disporrà sopra di essa, viene a partecipare al primo dolore della profezia di Simeone. Chi attualmente si trova nelle sofferenze, sta rassegnato e si tiene più stretto con me e non mi offende, è come se mi salvasse dalle mani di Erode, e sano e salvo mi custodisce nell'Egitto del suo cuore, quindi partecipa al secondo dolore. Chi si trova abbattuto di animo, arido e privo della mia presenza, e sta saldo e fedele ai suoi soliti esercizi, anzi, prende occasione come amarmi e cercarmi di più senza stancarsi, viene a partecipare ai meriti e beni che acquistò la mia madre nel mio smarrimento. Chi in qualunque occasione si trova, specie di vedermi offendere gravemente, disprezzato, calpestato, e cerca di ripararmi, di compatirmi e di pregare per quegli stessi che mi offendono, è come se incontrassi in quell'anima la mia stessa madre che, se avesse potuto, mi liberava dai miei nemici e vi partecipa al quarto dolore. Chi crocifigge i suoi sensi per amore della mia crocifissione e cerca di ricopiare in sé la virtù della mia crocifissione, vi partecipa al quinto. Chi sta in continua attitudine di adorare, di baciare le mie piaghe, di riparazione, di ringraziamento ed altro a nome del genere umano, è come se mi tenesse nelle sue braccia, come mi tenne la madre mia quando fui deposto dalla croce, e vi partecipa al sesto dolore. Chi si mantiene in grazia mia e vi corrisponde e non dà nessun altro ricetto nel proprio cuore che a me solo, è come se mi seppellisse nel centro del cuore e vi partecipa al settimo. Capitolo 134, 10 ottobre 1905. Stando molto afflitta per gli stenti che il benedetto Gesù mi fa soffrire nell'aspettarlo questa mattina, nel farsi vedere, appena mi ha detto: figlia mia, mi dispiace il tuo dispiacere, il vederti come immersi in amara afflizione per la mia privazione. Sento tanta pena della tua afflizione, specie che per causa mia, che la sento come se fosse mia propria. Ed è tanto grande che, se si uniscono insieme tutte le afflizioni degli altri, non mi farebbero tanta pena come la tua sola, perché è solo per causa mia. Perciò mostrami il tuo volto ilare e fammi vedere che sei contenta. Poi si è stretto forte con me e ha soggiunto: il segno che l'anima è perfettamente stretta ed unita con me è, si è riunita con tutti i prossimi. Come nessuna nota scordante e frammischiata deve esistere con quelli che sono in terra visibili, così nessuna nota scordante di disunione può esistere con l'invisibile, il Dio. Allora, meditiamo insieme il primo e il terzo capitolo che abbiamo meditato, quindi l'8 settembre e il 10 ottobre, che sono uniti dalla carità verso il prossimo, e poi in particolare il terzo esordisce anche con una serie di aneliti di amore divino di Luisa verso Gesù, e così poi ci darà l'anello di raccordo con lo splendido secondo capitolo, che merita di essere un po' ben meditato e approfondito. Allora, Gesù esordisce innanzitutto dicendo una cosa da sempre insegnata dalla Chiesa. Allora, c'è una distinzione tra le opere buone, che saranno sempre ricompensate dal Signore. Cioè, se io faccio un gesto di carità filantropica, diciamo così, al prossimo, in quanto prossimo, non perché è immagine di Gesù, io non perdo la mia ricompensa, d'accordo? Perché la divina giustizia esige che ogni bene dall'uomo compiuto sia ricompensato. Gli uomini generalmente, quando sentono parlare di divina giustizia, pensano subito alla punizione del male o ai castighi o cose di questo genere, ma la divina giustizia funziona in primis e soprattutto come retribuzione del bene. Per cui non c'è niente che un essere umano faccia di buono che Dio non lo ricompensi. Solo che bisogna vedere dove, come e quando quel bene viene ricompensato da Dio. Perché il bene fatto può essere anche ricompensato da Dio qui, in questo mondo. Come? Con beni temporali. La salute, il benessere, beni temporali certamente possibili, no? E un buon lavoro,
una bella casa, una bella famiglia o cose di questo genere. Noi non, cioè, questi sono beni piccoli, d'accordo? Beni certamente molto inferiori a quelli grandi e soprannaturali, ma sono comunque beni, non sono mali. Che una persona, insomma, non sia malata è un bene, d'accordo? Che una persona abbia un certo benessere economico, un bene. Ecco, poi ci sono, ecco, come dice Gesù nel Vangelo, no? Che quando si fanno le cose per amore degli uomini, ricordiamo i pasti, cioè, avete già ricevuto la vostra ricompensa, no? Che la ricompensa c'è. Anche se io faccio un atto religioso e lo mortifico, diciamo così, come atto di ostentazione umana, sono gli esempi che fa Gesù nel Vangelo, no? Chi digiuna per farsi vedere, chi prega per farsi vedere, eccetera, no? Chi fa queste cose, questi gesti eminentemente religiosi, peggio ancora chi fa l'elemosina per farsi vedere, no? Quindi per farsi ritenere santo e benefattore, dice Gesù, la ricompensa comunque gli viene data, ma se lo fa davanti agli uomini, gli viene data in questo mondo. Ecco, quindi perché un bene sia meritorio in senso soprannaturale, deve essere sempre animato, questo fa proprio parte della dottrina dogmatica, diciamo così, della Chiesa, in particolare della grazia, perché un bene sia meritorio deve essere animato dalla carità soprannaturale, sempre, che la carità è la forma di tutte quante le virtù, perché queste virtù, come dire, possano dinanzi al Signore, ovviamente non in senso stretto, ma sempre perché ciò dipende dal suo beneplacito, insomma, che vuole ricompensare il bene, perché non è tenuto a farlo ovviamente, quindi ciò premesso, un atto di virtù animato dalla carità merita da parte del Signore ricompense soprannaturali, non semplicemente benefici legati alla vita terrena. Ed ecco perché Gesù fa questo discorso, certamente perché spiega anche le ragioni della sua carità verso di noi, cioè il motivo per cui Gesù, come dire, ha a cuore un'anima come se fosse l'unica, è che quell'anima è immagine di Dio. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa anche noi, che è il principio fondamentale della dignità di ogni essere umano, è il principio in base al quale ogni essere umano, qualunque cosa faccia, pensi, dica, va rispettato, va amato, va non maltrattato e tutto il resto, insomma. È immagine di Dio. Certo, purtroppo noi siamo i distruttori nati, no? Quindi, perché con il peccato e con la vita di lontananza da Dio diventiamo dei mostri, ma in effetti tutti quelli che hanno visto tra santi e mistici l'inferno hanno visto dei mostri muoversi in quel regno maledetto. Gli stessi angeli ribelli sono particolarmente mostruosi, cioè alla natia bellezza con cui furono creati da Dio hanno sostituito l'orrore, la deformazione, ecco, di uno spirito guastato, ecco, rovinato e corrotto dal germe della propria volontà, perché è sempre questo il problema. E la stessa cosa capita alle anime dannate, cioè sono il regno della deformazione, la distruzione, che è un delitto, insomma, senza pari, di un'opera perfetta uscita dalle mani di Dio. Ecco, qui non si può non citare, non ricordare Santa Teresa di Calcutta, insomma, che anche a chi le chiedeva il motivo, il perché, lo scopo per cui facesse quelle cose che faceva, lei rispondeva sempre con il Vangelo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto a questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. Questo segna anche il grande discriminante che c'è, perché i cristiani possono fare le stesse identiche cose che fa una persona che non è credente, ma il fine e l'intenzione è completamente differente. E quindi quella stessa azione è enormemente più grande agli occhi di Dio se fatta appunto con queste disposizioni interiori, ed è non così grande agli occhi di Dio se fatta senza queste disposizioni interiori. Quindi attenzione, perché il cristianesimo non è filantropia, e come tante volte è stato ricordato anche dall'attuale pontefice, la Chiesa non è una onlus, assolutamente. Ciò che ci muove nell'agire è sempre un fine, un principio soprannaturale. Gesù dice: la creatura deve modificare tutta se stesso all'esempio del suo creatore, e quindi prendere esempio da me. Io amo le creature perché sono mia immagine, voi amatevi gli uni gli altri perché siete mie immagini.
Nel terzo capitolo viene aggiunto un aspetto fondamentale alla virtù teologale della carità, che non consiste soltanto nel fare del bene agli altri, in tutte le forme possibili, con le opere di misericordia, con le opere di liberalità, di generosità, eccetera, eccetera, ma anche nel custodire la comunione con tutti. Cioè, un'anima non è unita con Gesù se non è unita con tutti i suoi prossimi. È quello che San Giovanni scrive nelle sue lettere: tu non puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi. Questo non sempre dipende da noi, perché può darsi che qualcuno ce l'abbia con noi e non ci voglia vedere manco scritti al muro. E dice: allora che faccio? Interviene qui San Paolo, che dice: se possibile, per quanto dipende da voi, si sottolinea per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Quindi noi nemici ce li abbiamo, ma non ce li abbiamo. Ce li abbiamo perché certamente ci sono persone che ce l'hanno con noi, oppure che ci hanno fatto del male. Quindi che si, come dire, mettono nella veste del nemico. Noi però non abbiamo nemici, perché chi ci ha fatto del male lo perdoniamo. E se abbiamo fatto qualcosa che non va a qualcuno, e quindi qualcuno ce l'ha con noi, per quanto possibile chiediamo perdono e siamo pronti a riparare il malfatto. Queste sono disposizioni assolutamente imprescindibili, non soltanto per una vita nella divina volontà, ma anche per una vita ordinariamente cristiana. E ecco, l'occasione, insomma, di questo piccolo insegnamento di Gesù era stato occasionato dalla nostalgia di Gesù provata da quest'anima, il profondo dispiacere e l'amara afflizione per la privazione di Gesù. Tante volte abbiamo già meditato, insomma, su questo, che questa è un'esperienza peculiare certamente di chi ha avuto contatti espliciti con il soprannaturale, che noi possiamo ovviamente comprendere e penetrare fino a un certo punto. Ecco. Però ecco, in base a questo Gesù ha colto l'occasione per dare un insegnamento, no? Perché gli ha detto: guarda che la tua afflizione è la mia afflizione, quindi come la tua afflizione coinvolge me, no? Così la carità consiste nello stare uniti con tutti, no? Perché per esempio San Paolo dice: piangete con quelli che sono nel pianto e rallegratevi con quelli che sono nella gioia, no? Quindi questa, appunto, questo spirito di comunione, di condivisione, di solidarietà, no? Poi consolare gli afflitti è una delle opere di misericordia spirituale, come ben sappiamo. Ecco, questo ci porta, ecco, a quella straordinaria, insomma, pagina che è questo 17 settembre 1905, che Gesù fa una lezione veramente impressionante. Questa sarebbe da fissarsela proprio bene in testa, passaggio per passaggio, no? Grande era il desiderio di Luisa, ecco, ma anche qui il desiderio di Gesù e il desiderio dell'unione con la Madonna su questa terra, da che cosa è mosso? Noi non possiamo, insomma, pretendere che la terra, sì, certamente il Signore ci ha promesso di rimetterci nelle condizioni dell'Eden, no? Ecco, però non possiamo pensare, insomma, che sulla terra arrivi tu cur, ecco, il paradiso anticipato. C'è il paradiso, ecco, ma qui c'è un paradiso che è però, fino a quando siamo in questo mondo, segnato dall'imitazione di Cristo, che è la condivisione della sua vita terrena, che è stata una vita di immolazione, di offerta per la gloria di Dio e per la salvezza dei fratelli, no? Ecco, quindi Gesù provoca un po' e Luisa gli dice: senti un po', che vuoi tu che tanto mi brami? E qui già Luisa dà una grande risposta, dice: che cosa voglio? Quello che vuoi tu, quello che tieni per te, io lo bramo per me. E Gesù gli dice: ecco, guarda che io per me ho spine, chiodi e croci. E Luisa risponde: e io quelli voglio per me. E qui non c'era uno scherzo, quindi subito gli ha dato la corona di spine e gli ha partecipato ai dolori della croce, e poi aggiunto, e qui gli fa una lezione. E a quei tempi la festa della Dolorata era celebrata, come si informa Luisa, il 17 settembre, sulla partecipazione ai sette dolori
della Madonna. E questa è una grande, insomma, lezione. Il primo dolore di Maria sappiamo che è l'annuncio, l'incontro con il santo vecchio Simeone che le profetizza la spada del dolore, no? Quindi una spada che tratteggerà l'anima. Come si partecipa a questo dolore? Questa è una cosa importantissima per vivere nella divina volontà. Abbandonarsi alla divina provvidenza anticipatamente e offrirsi a patire qualunque sorta di pene, miserie, malattie, calunnie, tutto ciò che il Signore disporrà. Ecco. E la vera vita nella divina volontà consiste proprio in questo, cioè nel dare carta bianca al Signore. Non possiamo noi dire, guarda, Signore, toglimi tutto, ma non mi toccare questo. Chiedimi qualunque sofferenza, ma questa no. E non si può. Non si può perché faremo una divina volontà sotto condizioni, d'accordo? O con dei limiti. Ecco. E la Madonna si era tutta consegnata al Signore. Non è che siccome era la madre di Dio pensava di avere sconti, anzi, d'accordo? Proprio perché era la madre di Dio, sconti non ha avuto nessuno. Ma le è stato chiesto un'immolazione che non sarà mai, che non fu mai chiesta a nessuna creatura e mai avrà l'equivalente da parte di nessuno, no? Ecco, allora, questo è un esercizio da fare, l'ho detto tante volte durante meditazioni e catechesi, specie per chi non l'ha mai fatto. Mettersi davanti a Gesù, cominciare a pensare, dice, ma io questo, guarda, se succedesse questo, no, se viene lo tsunami, no, lo tsunami no. Cioè, quest'atto bisogna farlo, perché se il Signore non ti chiederà, insomma, non vuole da te che debba patire la pena dello tsunami, non ti farà venire nessuno tsunami. D'accordo? Ecco, però il merito sta proprio nell'abbandonarsi seriamente, non per scherzo. Qui Gesù dice: qualunque sorta di pene, miserie, malattie, calunnie, o cose brutte queste qui, ecco. Numero uno. Qual è il secondo dolore di Maria? Il secondo dolore di Maria è la fuga in Egitto, quindi una bruttissima sofferenza improvvisa, piovuta come una tegola sulla Sacra Famiglia di Nazareth, perché nessuno se la immaginava, non lo sapevano, neanche la Madonna è certissimo che non lo sapeva, altrimenti non sarebbe andato un angelo ad avvertire Giuseppe e Giuseppe ad avvertire Maria. Quindi la Madonna, quando ha saputo questa cosa, era una delle cose che la Divina Volontà, proprio per farla esercitare nelle virtù, le teneva nascoste. La Madonna non sapeva tutto. E questo è evidentissimo dai Vangeli. Non è che non sapeva nulla tutto per una mancanza di perfezione o perché Dio non era con lei, ma Dio lo faceva apposta. Ed è bellissimo, per esempio, ricordo un particolare, credo che venga dagli scritti di Maria da Greta, no? Quando il terzo dolore, di cui poi tra poco parleremo, quando Maria aveva perso Gesù bambino nel Tempio, lei vedeva spesso e volentieri tanti angeli custodi che stavano a sua custodia, e li guardava e la Madonna era molto intelligente, no? Dice, questi lo sanno dove sta Gesù, non è che non lo sanno, non lo possono non sapere gli angeli, però vedeva che non glielo dicevano. E allora qui veramente mica gliel'ha chiesto, non gliel'ha chiesto. E volevo dire, senti un po', mi vuoi dito sta mio figlio? Insomma, anche con l'impero che aveva sugli altri. Ma non gliel'ha chiesto perché dice, se non me lo dicono, è perché Dio non vuole che lo sappia. Quindi perché Dio vuole che io adesso stia in questa sofferenza, quindi non glielo chiedo. Ecco perché, per essere devoti della Madonna, non basta portare le corone e coroncine tra le mani e catenella a polsi e altrove, quindi bisogna imitarne le virtù. Ecco, allora qui Gesù dice, chi attualmente si trova nelle sofferenze, quindi la fuga in Egitto è una sofferenza attuale che ha vissuto la Sacra Famiglia, e sta rassegnato e si tiene più stretto con me, non mi offende, non comincia a dire, a fare i brontoli, i lamenti, le cose, o dire perché proprio a me o cose del genere, ecco. Mi custodisce nell'Egitto del suo cuore, quindi partecipa al secondo dolore. Quindi la perfetta rassegnazione chiaramente in senso buono, non in senso negativo, alle sofferenze attuali. Poi,
lo smarrimento di Gesù. Lo smarrimento di Gesù significa perdere la sua presenza, la sua percezione, no? I momenti di aridità, i momenti di desolazione interiore, i momenti di assenza di fervore. Allora Gesù dice che si trova abbattuto di animo, arido, privo della mia presenza, e che come reagisci però, questo è un altro punto dove cascano tanti asini, capito? Allora, che facciamo? Ah, non me va adesso, cioè, non sto proprio in vena, non si prega. Oppure si prega di meno, perché per pregare in questi giorni è un incubo, non sento niente, quindi preghiamo di meno. No, ma in questa situazione sta saldo e fedele sui soliti esercizi. Raccomandazione di tutti i maestri di spirito: quando sei desolato e che non c'hai voglia, non solo che non devi togliere niente ai tuoi soliti esercizi, ma se possibile aggiungi qualcosa. E prendi occasione, dice Gesù, per amarmi e cercarmi di più senza stancarmi. Cioè, quando Gesù non c'è, noi dobbiamo essere certi che Gesù ritorna. Non scappa, d'accordo? È un momento che vuole che tu vivi la sua assenza, la sua privazione, che gli offri quelle cose e che gli dimostri quanto lo ami rimanendo fedele ai suoi esercizi, e che gli dimostri quanto lo desideri continuando a cercarlo e attendendo il suo ritorno. Basta. Partecipazione al terzo dolore di Maria. Poi, vediamo altri che offendono Gesù, lo disprezzano, lo calpestano, e questa è una cosa molto importante. Ci rappresentiamo, per esempio, la scena di Maria che incontra Gesù sul Calvario, no? Anche lui se lo dice tante volte durante l'ora della passione. La Madonna avrebbe voluto togliergliela la croce di dosso e sottrarre Gesù a quella cosa, ma non poteva, perché Dio non voleva. Pensiamo all'ora della passione, dove Luisa dice: Signore, io ti vorrei togliere dalle mani di questa soldataglia, di questi animali che ti stanno massacrando, ma tu non vuoi, perché tuo padre te lo sta chiedendo di soffrire questa cosa, no? Allora, anche quando vediamo tante cose brutte, che anche adesso Gesù soffre per tante situazioni, e noi capiamo che non è nostro potere impedirgli certi mali, e quindi dobbiamo guardare Gesù che viene massacrato, e io non ci posso fare niente, salvo qualcosa. Cerca di ripararmi, di compatirmi e di pregare per quegli stessi che mi offendono. Questo lo possiamo fare. Quindi nella nostra preghiera riporto l'episodio brutto che ho visto, non lo so, facciamo un esempio sciocco: sono stato in una chiesa dove dopo la messa c'è il mercato, gli parlo a Gesù e lo compatisco con parole mie, condivido questo suo dolore nella mia preghiera personale, lo riparo, mi invento qualcosa, faccio un esercizio penitenziale piccolino, una piccola rinuncia per riparare questa cosa che Gesù ha sofferto, e prego perché tutti quelli che si comportano in chiesa in questo modo abbiano un pochino di luce da parte del cielo per rendersi conto della gravità di quello che stanno facendo, perché probabilmente non se ne rendono neanche conto. Ecco, è come se incontrassi in quell'anima la mia stessa madre. Quindi dinanzi al male a cui non possiamo fare niente, non è che non dobbiamo fare niente, ma dobbiamo fare altro. Quindi se non c'è possibile evitare che Gesù sia offeso e disprezzato, possiamo però compatirlo, pregarlo e riparare. Questo possiamo farlo sempre. Poi, Maria era presente alla crocifissione e alla morte in croce di Gesù. Crocifissione dei sensi. Esercizio questo, quindi la mortificazione volontaria. I sensi sono 5, quindi li ricordiamo. La vista: quante cose potremmo o non dovremmo, potremmo guardare e non dovremmo guardarle, se volessimo mortificarci un po'. L'udito: le chiacchiere da non ascoltare. Il gusto: le piccole mortificazioni che si prendono a tavola. E i digiuni, il tatto, e anche qui il freddo, il caldo, ecco. E le piccole mortificazioni che possiamo dare, insomma, al nostro fratello asino, eccetera, eccetera, e l'olfatto. Anche l'olfatto in certe circostanze, insomma, si può mortificare, no? Tipo quando, vabbè, sono esempi un pochino scabrosetti, insomma, però siamo vicini a qualche persona, insomma, che
sta un po' in guerra col sapone, non ci ha fatto ancora tanta pace. Non è proprio una cosa molto gradevole, no? Uno sta lì tranquillo senza mortificare il prossimo, senza farlo notare, e si tiene, insomma, ecco, quell'ambientino simpatico, insomma, senza, per amore di Gesù, no? Quindi senza mortificare il prossimo. Poi, la deposizione di Gesù dalla croce, la Madonna cosa ha fatto con Gesù? L'ha ricoperto di baci, di gesti di adorazione, di compassione, no? Ecco, adorare, baciare le mie piaghe, io tante volte ho fatto notare, insomma, questo è un gesto, non un gesto sciocco, un gesto stupido di devozioncella infantile, ecco, ma è un gesto graditissimo a nostro Signore, proprio da compierlo materialmente attraverso un crocifisso reale. Ecco, e quindi adora, bacia le mie piaghe, ripara, ringrazia ed altro a nome di tutto l'umano genere, cosa che facciamo ogni volta che facciamo un giro, fa come mia mamma quando sono sceso dalla croce. E poi, soprattutto, come possiamo fare a seppellire Gesù nel nostro cuore? Custodire ovviamente la grazia di Dio e corrispondervi. E poi amare Gesù solo, non darne a nessun altro, ricetto nel proprio cuore che a me solo, una delle caratteristiche tipiche, insomma, della vita nella divina volontà, è come se mi seppellisse nel centro del cuore. Ecco, queste cose, oltre che meditarle, dovremmo cercare possibilmente di fissarle nel nostro cuore e nella nostra mente per poterle vivere, perché queste cose ovviamente darebbero immensa gioia, gloria e consolazione non solo a Gesù, ma anche a Maria Santissima. Beh, Santa Vergine di Maria, abbiamo imparato queste lezioni di Gesù, le grandi delicatezze, ecco, nell'amore verso di Lui e anche nell'amore verso il nostro prossimo, quindi che è un po', ecco, il banco di prova dell'autenticità del nostro amore a Gesù. Sono esercizi fondamentalissimi, ecco, ci ricordano anche l'importanza di essere solleciti e attivi, ecco, non soltanto nell'astenerci dal male, ma anche nell'operare tutto il bene possibile, questo non solo nei confronti del prossimo, che ne ha certamente anche bisogno, ma anche nei confronti di Gesù, che non ha certamente bisogno di nulla, ma gradisce immensamente, ecco, l'amore, l'amore di condivisione, l'amore di partecipazione, l'amore di compassione da parte delle sue creature. Ecco, aiutaci su questo ad essere sempre solleciti, attivi, solerti, ecco, e santamente e gioiosamente impegnati. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.